pastore lo faccio da quando sono nato. Lo faceva mio babbo, lo faceva mio nonno. È un mestiere prima di tutto di sacrificio, perché lo fai in stalla, allora le tieni come le mucche. Ci vai la mattina, la sera, le mungi, va bene, ma mettere le bestie in stalla è come metterle in prigione. La pecora è un animale che deve stare al pascolo. La razza delle mie pecore è una razza massese. È una razza strana perché è l'unica pecora nera con le corna. Di solito le pecore sono bianche senza corna. È una razza da latte, poi è buona anche da carne, un po' da tutto, maggiormente da latte. È un latte che rende bene, più di tanti altri latti di pecora, perché è un latte che con 5 litri di latte si fa un chilo di formaggio. Vedi il prodotto nascere, perché dalla pecora fai il latte, dal latte nasce il formaggio, la ricotta, vendi il prodotto. È una soddisfazione vendere i tuoi prodotti che nascono dalla terra e dall'erba. Sì, le pecore conosco una a una. Quando non conoscerò più le pecore le vendo, perché sono tutte nere, tutte hanno le corna. È facile conoscerle da una a una. Ma come le persone, non c'è una persona uguale. Si può diventare pastori, ma il 90% si nasce. I vecchi hanno sempre detto che pastore si nasce ma non si diventa. È sempre stato un detto.